Allora, ho visto Atrisium in cassetta, in DVD, insomma, è una squadra che gioca molto bene, una, secondo me, delle migliori dal punto di vista proprio tecnico, dell'organizzazione, ma proprio della qualità anche del gioco. È una squadra che gioca molto palla bassa. Queste trame, no, con molti passaggi, tutti i giocatori bravi tecnicamente, quindi mi aspetto una partita fastidiosa, ma è anche poi una squadra che magari se viene aggredita, se la mettiamo un po' sul ritmo e li prendiamo un po' in velocità, li possiamo far male. Questa è la partita che mi aspetto. Il fatto di dover giocare due volte nell'arco di 3 giorni, che difficoltà comporta? Abbiamo quasi tutti ragazzi di 20 anni, penso che a 20 anni io ne facevo 7 di partite in un giorno, quindi non penso sia un problema. Un po' di stanchezza alla fine, ma tanto abbiamo i 3 cambi, chi sarà più stanco cambieremo e sarà sostituito, ma no, non penso che sia un problema, insomma. Fortunati abbiamo a oggi Molina, Cruz, Reali e Lanzoni anche, che ancora non è a posto. Poi ci abbiamo 3 squalificato e per il resto siamo i 19 poi convocati, perché siamo in 24, quindi. Sì, penso di sì, perché dal punto di vista della determinazione la partita di Viareggio mi è piaciuta, quindi mi sembra anche la formazione giusta per affrontare questo tipo di partita, quindi anche se ho visto tante indicazioni buone a Catanzaro, ho visto delle ottime prestazioni, quindi diamo continuità al campionato, però insomma ci è voluto un po' per pensarci, per poi prendere questa decisione, perché sono molto contento e perché tutti si sono veramente proposti molto bene. Considerato pure Catanzaro, che ha fatto un po' da prédominant tra la sosta, la precedente partita e quella di domani, emerge come continuità proprio questo modo di stare concentrati, aggressivi, cioè sembra finalmente entrato proprio nel DNA, diciamo, dei suoi, no? Questo marchio. Allora, a tutti piace, no? Vedere giocare bene a calcio, vedere, che ne so, tipo il primo tempo col Pisa, no? Volitivi, ariose, manovre quasi alla mano, no? Per usare un termine rugbistico. Però abbiamo anche visto che a volte non sempre in Serie C paga sempre questo tipo di interpretazione. Quindi a volte bisogna lasciare il fioretto, tirare fuori lo spadone e cominciare a picchiare a destra e a sinistra. E capisco che lo spettacolo, vedi, a volte ne risenta, però a me mi diverto, ripeto, quando fischia l'arbitro e il Foggia ha vinto. Questa è la cosa che più mi piace, insomma. Allora, intanto per cominciare, sono stati pagati gli stipendi, quindi alla fine siamo un po' così in linea con quello che oggi è la Lega Pro o Serie C, che insomma così può chiamare. Poi c'è da dire un'altra cosa, una squadra di ragazzi, di giovani che penso nella testa hanno soprattutto la voglia di mettersi in mostra, la voglia di soprattutto di pensare a fare bene quest'anno per poi riproporsi anche il prossimo anno, magari o qui o da altre parti, cercando di fare sempre meglio. Quindi se avessi una squadra di trentenni la dovrei gestire in maniera diversa, perché il problema, quello
casomai ci fosse il problema economico, sarebbe una cosa primaria, mentre invece la cosa primaria qui è cercare di mettersi in evidenza, cercare di far bene per proporsi poi per il futuro. Sono tutti ragazzi molto giovani e in questo senso siamo avvantaggiati. Cruciale un po' per tutti, anche per questo smodarsi la classifica, si potrebbe accorciare, allungare, quindi... No, è cruciale perché purtroppo quelle due sconfitte che abbiamo subito fra Monza e Como hanno un po' così gelato gli entusiasmi, no? E quindi è cruciale perché dopo poi la vittoria di Viareggio continuare a vincere, no? Cancellerebbe in maniera definitiva anche quelle due brutte sconfitte e darebbe continuità a quella serie di risultati che avevamo inanellato. E quindi ritorneremo un po' a essere più convinti nei nostri mezzi, ecco, diciamo così. La partita di Catanzaro ci ha aiutati e quindi siamo tutti speranzosi e convinti di poter far bene anche domani. Anche se, ripeto, non è una squadra semplice da affrontare perché va affrontata in una certa maniera e allora potrebbe diventare anche, non dico una partita facile, ma una partita in discesa. Se l'affrontiamo sbagliando approccio, questa è una partita che da cui non se ne viene fuori. No, lo vedo bene. Tanto l'Anteria ha fatto un paio di gol con l'Andria che ci hanno dato una grande mano, perché ora non ci scordiamo che è stata comunque una partita anche quella giocata e sull'1-0 per loro l'Anteria ci ha veramente tolto le castagne dal fuoco, no? E quindi penso che lui poi è uno che ci tiene, uno che vedo che dà tutto sempre, quindi ha acquisito anche una forma migliore, perché prima si vedeva che non era ancora in condizione, però quando uno non è in condizione e il campionato va avanti, il problema è che le partite le devi giocare e chi non è in condizione deve essere comunque, capito, messo in campo, perché sennò non la trova mai la condizione.